Ciao a tutti, uno short video, un video molto veloce per fare una precisazione, un'aggiunta al video tutorial che ho fatto sulla recensione del Bluetti AC300 più modulo da 3 kWh. La recensione è già stata lunga, dettagliata e tutto quanto. Ho omesso un particolare che però vedo mi state chiedendo in molti, ossia il funzionamento in modalità UPS. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo anche lasciare sempre attaccato il Bluetti alla corrente, alla C per caricarlo, e abbiamo poi una diversa gestione. Quando vi ho fatto vedere nel video le quattro modalità di utilizzo, che erano standard UPS, timing o PV priority, riguardavano proprio questo discorso. Ma perché non l'ho fatto vedere nel video? Perché poi sapevo già che tanti avrebbero frainteso, non avrebbero capito, e non è assolutamente mia intenzione farvelo montare collegandolo direttamente al contatore o alla fornitura principale e facendo uscire tutto il carico di casa da una presa. Questo non si può fare, ragazzi. Purtroppo ho già parlato con Bluetti, magari i prossimi dispositivi cercheremo di concepirli un po' meglio elettricamente a livello di grosse connessioni, perché voi non potete caricare su un'unica linea prese tutto l'alloggio, come non potete uscire dal contatore e andare direttamente nel Bluetti, o almeno potreste anche avere delle protezioni in mezzo, ma comunque non è quello per cui nasce. Ora comunque, per completezza di informazione, vi faccio vedere come funzionano le due modalità, che sono comunque molto interessanti. Allora, in questo momento abbiamo l'impianto collegato. Qui di lato abbiamo sia l'ingresso AC 230 volt sia l'ingresso stringa, però ho staccato un polo della stringa per non farla lavorare. Questo per farvi vedere come lavora la funzione UPS. In questo momento vedete che sta tirando in uscita l'impianto, diciamo, che ho collegato, 988 watt. Lui sta prelevando dalla batteria e non c'è nessun ingresso del fotovoltaico. La rete grid è collegata, ma è arancione perché è in stand by. Questo perché? Perché quando andiamo a impostare il funzionamento PV priority UPS, lui ci dice che il Bluetti in automatico otterrà una percentuale non modificabile del 30% di batteria, quindi fino al 30% non andrà a prelevare corrente dalla rete grid, ma ogni qualvolta sia disponibile dal fotovoltaico la prenderà tutta quanta. Noi adesso continuiamo a uscire con 1 kW, la batteria al 93, non preleva dalla rete e non prende dal fotovoltaico perché è scollegato. Se io adesso ricollego la stringa del fotovoltaico, vedete che la stringa va in produzione, oggi tra l'altro è una giornata molto coperta, produce pochissimo, e mi va a caricare la batteria anche se la potenza del fotovoltaico è inferiore all'uscita. Questo perché? Perché siamo al 92%. Nel momento in cui ci fosse un assorbimento di 1000 watt, una produzione di 150 e la batteria va sotto il 30%, automaticamente va a prendere corrente dalla rete. Piove per una settimana e il fotovoltaico non produrrà mai, lui in automatico preleverà sempre corrente dalla rete. Ok, in questo caso vedete che è arrivata al 30%, quindi si è attivato il prelevo da rete. Cosa fa? I pannelli, adesso è sera, danno solo 35 watt, il carico ne chiede 48, quindi dà priorità al fotovoltaico e il resto lo prende dalla rete. Nel momento in cui salgono i consumi, adesso stiamo tirando 1 kW, quindi i watt dei pannelli sono sempre solo quelli e tutto il resto lo prende dalla rete. Perfetto, quindi avete visto, è semplicissimo. Secondo me la modalità PV priority è molto molto utile, perché lui continua a prendere dai pannelli sempre finché ce n'è. Quando non ce n'è, non prende da nessuna parte, nel senso che continua a sfruttare la batteria, fa in modo di arrivare al 30%, quindi si tutela. Se lo configurate in questo modo, arrivate a sera e non vi basta ad esempio per la nottata, inizierà a prendere dalla rete. Insomma, è un utilizzo che funziona molto bene, che può avere un senso. Come vi dicevo all'inizio, non l'ho sponsorizzato più di tanto perché non voglio che uscite dal contatore, entrate nel Bluetti, uscite da Bluetti e ci fate tutta casa. Così non si
si può fare. In uscita una cosa molto importante è dividere il carico su più linee, quindi magari fare forza le prese, le luci, e tenere le prese, quelle più importanti tipo forno, lavastoviglie, tutte queste cose più energivore, con una linea dedicata. È vero che una volta facevano gli alloggi dove la dorsale di tutto l'alloggio era una linea da 2,5. È vero che la linea da 2,5 tiene 16 A, che sono la fornitura di un piccolo alloggio con un contatore da 3 kW, ma abbiamo dei picchi e soprattutto abbiamo dei carichi che stanno ad alta potenza per molto tempo, e questo può diventare pericoloso. Quindi le linee importanti energivore vanno sezionate. Se avete dei dubbi, parlatene col vostro elettricista o con me, che forse diventerò il punto di riferimento per Bluetti su questo tipo di assistenze. Il video si chiude qua. Spero che, anche se breve, comunque sia stato utile e sostanzioso. Un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video o in una diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!